Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video dei Toni Macabri. Per la gioia degli appassionati del genere vi porto un altro video di questo tipo, così vado a riempire un pochino la playlist che per troppo tempo è rimasta ferma. Oggi in particolare vi parlo di Albert Fish. Lui è stato definito una delle menti più diaboliche che siano mai esistite sulla faccia della Terra. È stato sicuramente uno spietato assassino che ha compiuto degli atti veramente macabri sulle persone che ha ucciso. Ma andiamo con ordine. Lui nasce il 19 maggio 1870. All'età di 5 anni, dopo la morte del padre, viene abbandonato e trasferito in orfanotrofio. Passa lì tutta la sua infanzia, ma non è stata assolutamente un'infanzia facile, perché è stato ripetutamente torturato, picchiato, violentato, quindi ha subito veramente una serie di atti terribili e violenti su se stesso. Poi all'età di 26 anni conosce una donna che sposerà e dalla quale avrà 6 figli. Tutto sembra apparentemente normale, però lui comunque conduce una vita alquanto discutibile perché sembra che avesse l'abitudine di truffare le persone, quindi dal punto di vista, diciamo, economico, lavorativo e sociale non era proprio questo modello di perfezione. Poi un giorno torna a casa e si accorge che la moglie lo ha abbandonato, lo ha lasciato, ha portato via tutta la sua roba, tutti i suoi vestiti, però gli ha lasciato i figli. Lui si sente abbandonato, rivive quell'esperienza terribile dell'abbandono che ha vissuto quando era piccolo e comincia ad avere dei comportamenti alquanto strani. Intanto raccoglie del materiale sul cannibalismo. Poi scrive delle lettere minatorie, commette dei piccoli reati, ma la cosa più particolare è che pare che durante le notti di luna piena avesse l'abitudine di consumare carne cruda dalla provenienza dubbia. Questo è stato dichiarato anche dai figli, che sembra lo abbiano visto parecchie volte compiere questo tipo di rituale, chiamiamolo così. Nel 1910 comincia a commettere degli omicidi. Aveva delle allucinazioni visive, uditive, aveva l'abitudine di compiere degli atti di autolesionismo, quindi si infliggeva dolore di qualsiasi genere ed era convinto che Dio parlasse con lui, chiedendogli di compiere dei sacrifici umani su bambini, di torturarli e di castrarli. E lui queste cose effettivamente le faceva, quindi ha ucciso un sacco di bambini, ha torturato un sacco di bambini e si dice che il numero sia altissimo, tra i 15 e i 100 bambini. Ma la cosa più terribile è che dopo averli uccisi, li tagliava a pezzi e consumava la loro carne cruda insieme all'insalata. Quindi lui aveva proprio l'abitudine di farsi delle insalate di carne umana con le vittime, con le persone che comunque lui aveva ucciso, che in questo caso erano quasi tutti bambini. Ma l'omicidio più terribile è stato quello di Grace Budd. Lei era una bambina di 10 anni che viveva in condizioni piuttosto disagiate, la sua famiglia era molto povera, al punto che il fratello maggiore, per contribuire, per aiutare la sua famiglia, aveva messo un annuncio in cui si offriva come bracciante. A questo annuncio rispose un uomo che si presentò alla loro porta, disse di avere una fattoria e di aver bisogno di manodopera. I genitori di questo ragazzo lo accolsero in casa, gli offrirono il pranzo e lui dichiarò tranquillamente che sarebbe ritornato alla sera per accompagnare il loro figlio alla fattoria e fargli vedere il lavoro da svolgere. Ma prima sarebbe dovuto andare a una festa di compleanno e pregò i genitori di Grace di lasciarla andare con lui, dicendo che sarebbe stata per lei un'occasione di svago, che si sarebbe divertita a giocare con gli altri bambini. I genitori all'inizio erano un po' riluttanti, ma poi quest'uomo sembrava molto distinto, molto educato, molto perbene, quindi la lasciarono andare a questa festa di compleanno. Il problema è che non fece mai più ritorno. Ovviamente i genitori erano disperati, chiesero l'aiuto della polizia, vennero fatte delle indagini e si scoprì che quest'uomo era in realtà Albert Fish, che non aveva nessuna fattoria e che aveva ucciso la piccola Grace. Ma la cosa più terribile è che non l'aveva soltanto uccisa, l'aveva fatta a pezzi e mangiata, mangiata come sua abitudine in mezzo all'insalata. Si dice che gli siano serviti 9 giorni per consumare tutto il corpo di Grace, perché lui mangiò tutte le parti del suo corpo.
lui stesso, dopo un po' di tempo, confessò tutti gli omicidi e confessò effettivamente di avere l'abitudine di mangiare carne cruda, quindi di tagliare i suoi cadaveri a pezzi e di mangiarseli nell'insalata. E lo confessò come se fosse una cosa normalissima. Inizialmente venne messo in manicomio, poi fu processato e durante il processo raccontò tutti gli atti che lui aveva commesso con una lucidità incredibile, con un distacco e con una freddezza tali che lasciarono sconvolti tutti i membri della giuria. Fu condannato a morte alla sedia elettrica all'età di 63 anni e si dice che sia l'uomo più anziano ad essere salito sulla sedia elettrica. Quando salì sulla sedia elettrica, la cosa veramente inquietante è che lui era assolutamente calmo, tranquillo e lucido. E disse che era contento di salire sulla sedia elettrica perché quel tipo di dolore gli mancava, non aveva mai inflitto su se stesso un dolore talmente elevato come quello della sedia elettrica, quindi era contento di sperimentare questa cosa. Questa è la storia di Albert Fish. Come avete potuto constatare sicuramente anche voi, era veramente non solo una mente diabolica, ma una mente malata e patologica a livelli proprio esponenziali. Però lui, avendo dimostrato questa lucidità durante il processo, è stato condannato a morte e non è stato dichiarato infermo di mente, anche se in realtà, credo che siamo tutti d'accordo nel dire che infermo di mente lo era e come. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa storia. Io, come al solito, vi do appuntamento al prossimo video. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.